Buonasera a tutti, la prima cosa che vorrei fare è ringraziare soprattutto a voi che siete presenti, che siete venuti, ovviamente a loro che si sono prestati per questo incontro, Eraldo che ci ha aiutato nell'organizzazione, il Castello di Sorrivoli, Don Pasquale che ha accettato molto volentieri questa tipologia di evento. Quindi niente, grazie a tutti. Bueno, muchas gracias a todos y buen provecho por estar acá, a todos los hermanos italianos y a todos los ciudadanos argentinos que están radicados acá. Así que Cecilia va a ser de traductora, como dijo ya bien acá el colega. Entonces, la charla de hoy era, mientras están terminando de cenar, hablar un poco sobre el sistema educativo argentino. Ringrazio tutto, adesso che io farò la traduzione. Basicamente tutto gira attorno del sistema educativo argentino. Para eso vamos a hacer no más de 9-8 minutitos de exposición, tanto la colega docente Dominique o yo, para que no sea algo pedazo, algo tan denso, y después tenemos preguntas y respuestas que creemos que es lo más interesante. Vogliamo fare una presentazione che non durerà più di 8-9 minuti, forse 10, però l'idea è creare un dibattito dove voi potete fare delle domande che noi possiamo rispondere. Sabemos che Argentina è un paese del terzo mondo, quando si lo compara il sistema educativo con l'italiano, per esempio in Cesena non hay escuelas privadas, in Argentina hay escuela pública y escuela privada. Vamos a ver un poco las particularidades de la escuela pública di Argentina. Sappiamo che, anche se non sembra, l'Argentina in educazione appartiene al terzo mondo, nel senso che è tutto più centrato sull'educazione privata. A lui gli è un po' colpita questa cosa che a Cesena praticamente ci sono tutte scuole pubbliche. Lui farà più che altro una presentazione sulla scuola pubblica in Argentina. Para eso, en el análisis de la educación pública, vamos a ver que en Argentina, en comienzo del siglo XXI, se da un fenómeno muy interesante desde la perspectiva sociológica, que es que tenemos la educación formal que nos da el Estado y la informal que se llama educación popular. A partir del XXI secolo, en Argentina si comienza a generar un proceso muy importante sobre la educación pública, porque comienza a dividirse tra quella educazione formale e quella informale. Quella formale è quella che dà lo Stato, dà la possibilità, cioè la scuola pubblica normale, diciamo. Invece quella informale è l'educazione popolare, che adesso lui spiegherà di che cosa si tratta. Para eso ahora la collega Dominique va a empezar a hablar un poco dell'educazione popolare, che è lo che è più interessante. Venían comentando días previos a esta charla los colegas de acá de Italia, de Chechena, que les parecía más llamativo, ¿no? Como un colectivo de docentes y de ciudadanos de un barrio inauguran una escuela, se interpela al Estado para que le dé el título oficial de esa escuela y después el sueldo a los docentes, porque muchas veces los docentes trabajan gratis, ¿no? Adesso Dominique, che oltre a essere antropologa è docente come Ulises e lavorano nella creazione di questo tipo di educazione informale, parlerà cos'è la scuola, l'educazione popolare, più che altro di origine, come è iniziata questa cosa dell'educazione popolare e come dall'inizio non era praticamente accettata dallo Stato, nel punto di vista che per poter farla durante tanti anni hanno dovuto tutti i docenti lavorare gratis per creare queste scuole e questo tipo di educazione. Bueno, buenas noches. La educación hoy de lo que vamos a charlar es especialmente de una experiencia de educación popular, que es la de los bachilleratos populares. La educación popular tiene una larga historia en Argentina a partir de las sociedades populares de educación que eran sobre todo socialistas y anarquistas a principios del siglo XX con muchos inmigrantes que proponían una educación alternativa a la que brindaba el Estado, la educación formal. Allora, praticamente adesso parleremo di tutto un processo di educazione popolare
perché ho cominciato col piccolo ventunesimo secolo, dove ha molto a che fare anche con l'immigrazione e con più che altro con il lavoro, perché è un tipo di educazione che è più centrata su una realtà, che l'educazione possa essere utile soprattutto per la realtà del popolo, diciamo. Quindi parlerà di questo. Fundamentalmente la educación popular hoy, y sobre todo los bachilleratos populares, toman las ideas del pedagogo brasileño Paulo Freire, que trabajó mucho con poblaciones rurales, campesinas en Brasil, con jóvenes y adultos que eran analfabetos, proponiendo un nuevo modelo pedagógico. L'educazione popolare attuale si basa sulla pedagogia di Paulo Freire, che è stato un brasiliano che ha cominciato a creare un nuovo sistema, un nuovo metodo pedagogico per lavorare soprattutto con i contadini nel Brasile. Los bachilleratos populares en Argentina empezaron a cobrar importancia a partir de la crisis de 2001 en Argentina, sobre todo a partir del año 2003. A partir de esa gran crisis se dio todo un proceso de reorganización de la sociedad muy amplio. Dopo la crisi dell'Argentina, la crisi economica finanziaria del 2001, si è ripresa un po' tutta questa questione perché lei parla molto quando dice bachilleratos populares, per capirci magari, perché siccome qua non esistono, sono degli istituti di formazione per adulti, quindi quando uno è già oltre l'età che potrebbe andare a fare la scuola, è un modo di organizzare un istituto di formazione per riuscire ad avere il diploma di scuola superiore, però ovviamente organizzato in un altro modo, soprattutto con gli orari, quantità di materie, anni, perché sono persone che nel frattempo sono operai delle fabbriche, eccetera. E tutto questo percorso ha cominciato a riorganizzare a partire dalla crisi del 2001, nel 2002, nel 2003. Al mismo tiempo también en Argentina se formaban las empresas recuperadas por sus trabajadores, que eran empresas que habían sido quebradas y vaciadas y de las cuales los trabajadores decidieron no dejarlas y sostener su fuente de trabajo y quedarse en esas fábricas y empresas, y muchos bachilleratos populares empezaron a funcionar en esos espacios como forma de fortalecer a las empresas. Quando dopo il 2001-2002 è successa tutta questa grande crisi, tante imprese ditte avevano cominciato a crollare, a sparire, a essere svuotate. Per cui è successo un processo di riapprensione, cioè gli stessi operai si sono presi carico di queste ditte formando delle cooperative. È stata una lotta anche abbastanza importante, dove addirittura è anche morta della gente, perché l'hanno dovuto prendere rivoluzionariamente, perché hanno firmato degli accordi, diciamo. Dormivano lì, stavano lì, lavoravano, dovevano inserirsi in un mercato. Per cui questi istituti di formazione cominciano a formar parte un po' di questa lotta e si sono creati proprio dentro queste ditte recuperate, diciamo loro, queste aziende recuperate, anche per fortalecere, per aiutare, per fare forza a questa cooperativa, a queste cooperative che stavano nascendo. Bueno, y lógicamente se dio un proceso de compromiso muy fuerte, porque la educación era parte de un proceso de lucha más amplio por sostener una fuente de trabajo. Y en ese sentido la educación también era vista como algo político en términos de pensar a la educación como un proyecto social que nos permite repensar y transformar las relaciones sociales. E quindi è lì che nasce questa cosa, che l'educazione non
va oltre l'educazione, nel senso che abbarca anche la politica e lo sociale, e questo ci fa anche ripensare tutto il sistema educativo. Fondamentalmente criticando la gran exclusión escolar que hay en la Argentina, en donde, por ejemplo, más del 50% de los estudiantes no logran terminar la escuela secundaria en el tiempo que se espera, porque tienen que trabajar, muchas estudiantes porque son mamás y es muy difícil para ellas seguir estudiando. Así que, no, perché a volte certe frasi e parole sono quasi uguali, si capisce. En base a lo que viene diciendo la colega Dominique, también en Sudamérica tenemos un trastero muy grande que son las adicciones. Muchos chicos de 13, 14 años caen en adicciones, dejan el colegio, si son de clase media después se curan, se recuperan, pero ya perdieron el ciclo escolar natural que estaban en el estado. Oltre ai fattori che ha nominato Dominique, che sono importanti, cioè le ragazzine che diventano mamme giovani, i ragazzi che devono andare a lavorare per diciamo, giustificare il perché c'è un abbandono, perché un adulto non arriva mai ad avere il diploma nell'età giusta, c'è una questione da aggiungere negli ultimi anni molto forte, che è il tema della droga, delle addizioni, cioè tanti ragazzini molto giovani cadono con problemi di droga, abbandonano la scuola anche per questo. Ahí es cuando este modelo de colegios se torna importante, porque le da la posibilidad a los chicos de 17 años en adelante que termine al menos el título secundario, que en Argentina es obligatorio para cualquier trabajo. Y los bachilleratos populares se trabaja por dupla pedagógica en el aula, a diferencia de la escuela formal, que es un docente por cada 25 o 30 estudiantes. Esa es una gran diferencia entre la educación popular y la escuela formal, tanto de Italia o de Argentina. Per quello è molto importante questi tipi di istituti, perché da una parte danno la possibilità ai ragazzi di avere un diploma che magari non riescono a finirlo nei tempi previsti, soprattutto perché il mercato del lavoro è molto un po' così, no? Tutto il mondo, chi non ha il diploma non riesce mai ad arrivare a lavorare. Però anche perché, a differenza dell'altro sistema di educazione formale, questo tipo di educazione permette di lavorare in dupla, in due, cioè sono due docenti per ogni classe, dove un docente si occupa piuttosto della materia e l'altro è un po' un aiuto anche a livello psicologico, di contenzione, di aiuto soprattutto per i ragazzi problematici. Bueno, otra cosa interesante que pasa en los bachilleratos populares es que se encuentra... Penso que se ha capito que la clase mixta es per loro è anche una risorsa, perché si trovano in una classe dove ci sono i ragazzi di 18-19 anni che non hanno finito la scuola, insieme a operai di 50-60 anni che hanno il piacere di avere il diploma. Soprattutto perché oggi me lo raccontavano a casa loro, in Argentina quando fanno un contratto di lavoro ti chiedono di portare il titolo di studio e quello va a influenzare direttamente nello stipendio, per cui se te hai un livello di scuola media arrivi a prendere un tot, se hai superiore un altro, se hai una laurea ancora di più. Per quello che si trovano anche tante persone che magari già da tanto che stanno lavorando, però che hanno il piacere di avere il diploma per riuscire a prendere anche un po' di più nello stipendio. E questo è molto importante, perché il sueldo di questo soggetto, di questo cittadino, si può aumentare, quindi la sua qualità di vita tendría a aumentarsi. Questo è importante dell'educazione, almeno in questi paesi, in questo caso Argentina e il terzo mondo. E quindi quello sarebbe una anche delle cose importanti di questi tipi di istituti, perché altrimenti una persona che già ai 60 anni non ha fatto il diploma non lo farebbe mai. De esta manera vemos que nosotros le vamos a dar el ejemplo de datos cuantitativos. Por ejemplo, si se preguntan cuántos estudiantes hay en un bachillerato popular, son entre 60 a 70 estudiantes, ¿no? En la coordinadora que nosotros estamos con Dominique.
de los cuales se egresan entre 5 a 6 por año, porque hay estudiantes que comienzan, consiguen trabajo, dejan, después retornan. Per ogni istituto di formazione di questo genere ci sono tra 60 e 70 alunni, dei quali solo arrivano alla fine 5 o 6. De esta manera, bueno, lo interesante de la educación popular, ahora les dejamos para que les generen preguntas o algo, y nos van preguntando para la parte final, así no nos vamos de largo. Y ahora les queremos hablar un poco de dentro de la educación formal en Argentina. Con la colega Dominique somos docentes en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, para los argentinos que están acá, y para los hermanos italianos sería que se ubiquen arriba de Buenos Aires. Si tuviéramos un mapa, el norte de la ciudad de Buenos Aires.